Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, mi dispiace tantissimo non essere lì con voi, soprattutto dopo che manco da Bari da un po' di tempo e abbiamo attraversato insieme questi 2 anni e mezzo, diciamo di 3 anni in cui siamo rimasti, come dire, come dei satelliti non connessi, e quindi mi dispiace tanto non essere lì, soprattutto a partecipare a un incontro in cui sono presenti degli operatori ed è sempre questa un'occasione di confronto e di arricchimento. Io non, ecco, un passaggio rapido su quello che faccio, non so se sia stata fatta, Michele, una presentazione minimo essenziale, diciamo, di quello che faccio. Se no, do due flash. No, di tu. Sì, io insegno all'Università degli Studi di Palermo strategie politiche aziendali. Ho da diversi anni alcuni ruoli istituzionali qui in Ateneo. Sono il delegato per tutte le attività di promozione delle start-up e di spin-off. Qui presiedo la commissione spin-off di Ateneo. E ho coordinato per vari anni anche la Startup Sicilia, oltre quella a Palermo, e faccio parte del direttivo nazionale del PMI Cube, che è l'associazione nazionale di tutti gli incubatori e di tutte le Startup Competition italiane. E questo, diciamo, tra i vari altri ruoli istituzionali anche che ricopro in altri settori. Questo appunto è una, come dire, una presentazione dovuta rispetto al contesto nel quale e ai temi che oggi affronterete. Qualche lustro fa, diciamo circa 15 anni fa, mi sono cominciato a interrogare su alcuni temi, anzi in realtà ora ecco, faccio un po' il riscontro, siamo oltre 4 lustri fa, cioè oltre 20 anni fa. Mi sono cominciato a interrogare sul perché alcune piccole e medie imprese, e poi questo è stato esteso anche alle aziende di grandi dimensioni, avessero in qualche maniera, come dire, innestato una sorta di bomba d'orologeria, per cui a distanza di qualche tempo, ecco, le aziende finivano per implodere. E scava attraverso attività di ricerca sul campo, mi risultò quanto mai evidente qualcosa che anche in letteratura, nella letteratura economica aziendale, stava cominciando, come dire, ad emergere, e cioè il problema delle fondamenta. Questi edifici implodevano, come quando li vediamo. Brillare, insomma, vediamo queste detonazioni e il palazzo implode su se stesso. Implodevano perché c'erano problemi alle fondamenta. E da qui ho iniziato ad approfondire il tema delle virtù etiche imprenditoriali, delle virtù imprenditoriali, e mi ha questo via via portato come dire, aprire una serie di porte su temi di approfondimento. E cominciato in qualche modo anche a rivedere con spirito critico quegli strumenti che fino a quel momento venivano utilizzati come i bilanci etici e i codici deontologici, soprattutto all'inizio, diciamo, i codici etici aziendali, rendendomi conto che erano strumenti importanti, però che circoscrivevano la loro capacità di impatto nel momento e nell'intorno temporale, nel momento in cui questi documenti venivano formalizzati, a volte anche con un discreto coinvolgimento del top management. Il problema è che questi documenti, che avevano in qualche maniera a volte anche entusiasmato lo staff imprenditoriale al momento della redazione, poi via via scemavano nella loro capacità di richiamare l'interesse nell'operatività quotidiana del capitale umano in azienda. E quindi mi sono cominciato a porre, ad interrogare su come invece potesse in qualche modo rimanere desta l'attenzione
nel day by day verso determinate tematiche che appunto avevano a pieno diritto, diciamo, il ruolo e quindi giocavano in termini di responsabilità, avevano a pieno diritto il ruolo di fondamenta del successo imprenditoriale, di un successo non evanescente ma di medio e lungo termine. Ed è il motivo per cui ho immaginato che impostare delle metriche di misurazione dei comportamenti virtuosi, cioè delle buone pratiche aziendali, fosse necessario, al pari di quella architettura di indicatori che poi rappresentano tipicamente, diciamo, il cruscotto di gestione del top management. Ma ho cominciato a dire: ma perché non inseriamo anche una serie di richiami e quindi un tentativo di misurare nella logica di monitorare, quindi tenere destra l'attenzione non tanto in una prospettiva di caccia alle streghe, ma di monitorare le buone prassi, i buoni comportamenti in azienda, focalizzando l'attenzione poi di fatto sulle quattro virtù cardinali, in primis la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, perché queste in qualche maniera finiscono attraverso un gioco di varie interconnessioni, di varie come sinapsi etiche, tenere in qualche modo un collegamento ampio con tutta la rete delle virtù aziendali, perché dobbiamo sempre immaginarle in ottica sistemica, di forti interconnessioni. E quindi questo mi ha portato ad immaginare un contenuto che poi credo che Michele vi metterà a disposizione. È una lettura che vuole semplicemente sollecitare degli spunti di riflessione, ma anche fornire nella cassetta degli attrezzi alcuni strumenti che potrebbero essere utilizzati proprio per quell'implementazione a cui facevo riferimento prima, e quindi per avere, come dire, anche una dashboard, un cruscotto che può essere utile. Sempre strumenti sono, quindi tutto dipende dalle intenzioni, dalle motivazioni, dalla passione che poi alimentano l'utilizzo di questi strumenti, e quindi anche dei principi di base, insomma, di quella che si potrebbe definire l'opzione antropologica, cioè il concetto di uomo che noi abbiamo in mente poi quando applichiamo certi strumenti. Ecco, questo ha avuto delle applicazioni, è sembrato uno strumento utile, e oggi, a distanza di tanto tempo, ci parlano di standard ESG. Quindi adesso sappiamo che c'è una necessaria riconfigurazione dei nostri modelli di gestione, guardando anche all'impatto delle scelte aziendali sull'ambiente, sulla società di riferimento e sul più ampio, diciamo, sulla più ampia governance, e quindi anche sul tratto con le nostre risorse interne, col capitale umano interno, ma anche con gli stakeholders. Allora, qui una considerazione vado a chiudere. La prima è, ecco, io inizialmente avevo immaginato definire una batteria di indicatori aggiunti a quelli tradizionali. E questo è un po' quello che ancora oggi si tende a fare, e appunto i nuovi standard che in qualche si ispirano, come dire, all'agenda 2030, ci lasciano intravedere l'esigenza di affiancare agli indicatori, per esempio, faccio solo questo esempio, agli indicatori economico-finanziari tradizionali, indicatori di valenza etica. Va bene, ok, ma attraverso una serie di interviste di campo, osservazione, perché poi è molto importante anche l'osservazione, a volte un'osservazione partecipante, quindi dentro la vita, non da esterno, ma da protagonista della vita aziendale, mi sono reso conto che alcuni di questi, cioè è un lavoro utile quello di definire una batteria di indicatori che si affianchi, che ci permette il monitoraggio di alcuni aspetti, di alcune dinamiche aziendali, ma
anche gli stessi indicatori tradizionali andrebbero reinterpretati. Ed è questo quello che credo sia in qualche maniera l'obiettivo di queste attività che la residenza, il collegio e la residenza propongono, cioè quello di una metanoia, cioè di rivedere anche gli stessi strumenti che finora abbiamo utilizzato per tenere sotto controllo il processo di sviluppo quantitativo della nostra azienda, possono essere, come dire, osservati e prima ancora in termini proprio di design thinking, cioè di progettati secondo, mettendo in filigrana le virtù. Cioè, anche quando noi diciamo abbiamo una buona performance reddituale, a seconda di come interpretiamo il reddito e al ruolo e le funzioni che noi diamo a questa performance, lo stesso indicatore di redditività può essere un misuratore dell'eticità dei comportamenti aziendali. Quindi il passo aggiunto è quello di guardare il tema delle virtù e quindi il tema dell'orientamento al bene e quindi di un'azione imprenditoriale rivolta al bene, che è il bene dell'azienda e quindi il bene delle persone che ci lavorano, il bene dei clienti, dei destinatari dei nostri prodotti e servizi, il bene della collettività nella quale svolgiamo la nostra attività. Ecco, di immaginare l'intero set, diciamo, di strumenti che noi implementiamo e le nostre azioni intrise proprio di questa attenzione, di questa voglia di dar valore aggiunto ai nostri risultati, di impattare positivamente e quindi una reinterpretazione dei tradizionali strumenti e soprattutto le tradizionali misure di performance in termini di virtù e di eticità che deve stare alla base delle scelte imprenditoriali ci dà una visione sicuramente a tutto tondo. E questo dipende evidentemente da quanto riusciamo a fermarci un attimo a pensare a noi stessi, a pensare alle risorse umane che ci affiancano, a come rendere la vita, perché poi questo fanno le aziende, vengono poste in essere per migliorare la vita delle persone, diciamo, di tutti noi primi che ci lavoriamo e di tutte le in questo senso. Proprio a Bari è stato pubblicato da Rubbettino nel 2000 questo testo di Novak, l'impresa come vocazione, appunto, è una vocazione, è una missione. Il ruolo dell'imprenditore è straordinario, è straordinario. In tempi ci stiamo lasciando alle spalle, diciamo, le festività natalizie. Permettetemi questa parentesi, ma il buon Dio non è apparso se non per primo a degli imprenditori del settore della zootecnia e agricoli. Ci sarà un motivo se è apparso per primo a degli imprenditori. Quindi, insomma, buon lavoro. Io spero presto di essere lì con voi. Oggi la letteratura parla di sta lavorando molto sul tono al vertice, tono at the top, il nuovo in questo momento la letteratura in questi ambiti sta lavorando sul fatto che il top management deve dare l'esempio e quanto sia importante che l'imprenditore e il management dia l'esempio al resto dell'organizzazione. Penso che su questo, insomma, queste siano occasioni veramente in cui prendere consapevolezza di quanto sia importante ogni scelta e ogni decisione che noi prendiamo in azienda. Buon lavoro, grazie mille.